puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. La verità è più importante dei fatti. Questa è un'espressione di Frank Lloyd Wright, un architetto americano, vissuto dal 1867 al 1959. Quindi anche questa è un'espressione che ha degli anni. La verità è più importante dei fatti. Noi tante volte siamo così preoccupati dai fatti. I fatti ci preoccupano, le cose concrete ci preoccupano e troppo poco siamo preoccupati della radice dei fatti. La verità, dice questo proverbio, è più importante dei fatti. Io mi richiamo a un'espressione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, il verso 32 diceva: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli ebrei di quell'epoca erano preoccupati e dicono: ma noi non siamo mai stati schiavi, noi non siamo schiavi di nessuno, noi siamo figli d'Abramo, perché dici diventerete liberi? Ma Gesù insiste: se il Figlio vi fa liberi, voi sarete veramente liberi. E diceva che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Esiste una verità che ci rende liberi? Esistono dei fatti che ci fanno pensare che siamo schiavi. Esiste la possibilità di credere la verità. Gesù prima di tutto è la verità. Credere in Gesù ci ha portato sempre libertà. Chiunque, in qualunque tempo, in qualunque situazione, ha creduto in Gesù, ha trovato in Gesù la libertà. Quindi la verità, che è più importante dei fatti, significa che la radice è più importante di quello che si vede, perché è la radice che porta l'alimento all'albero. Quindi esiste una verità di fondo e i cristiani, i credenti, coloro che credono veramente in Gesù Cristo, fanno l'esperienza che la verità è più importante dei fatti, perché è la verità sulla quale si fonda la nostra fede. La nostra verità sulla quale si fonda appunto la nostra fede è Gesù Cristo, è una persona ed è una realtà che è capace di cambiare la nostra vita anche nei fatti. Quindi anche i fatti che a volte noi possiamo vedere i cristiani all'esterno, all'estetica di come si comportano, a volte i loro fatti non esprimono sempre la loro fede, ma dobbiamo vedere al di là dell'apparenza. E quindi ogni cristiano si deve ricordare che è figlio di Dio e questa è la sua radice. Questa è la verità in cui deve credere e poi i fatti seguiranno. È così che, come diceva Gesù, fate un albero buono e sarà buono anche il suo frutto. Andate alla radice del problema, non accontentatevi solo di mettere dei bei frutti legati con lo spago sopra un albero, ma fate l'albero buono. Fate che la radice della vostra vita sia risanata e Cristo Gesù è capace di risanarlo. Chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Conoscere Gesù, conoscere la verità, ci rende liberi nella radice della nostra vita e i fatti non saranno più così determinanti. È determinante la vita che muove i fatti. Quindi guardiamo la vita non solo nell'apparenza, perché la verità è più importante dei fatti. Un abbraccio, un saluto da Giacomo. Un pensiero e via con Giacomo Casolari.